Ciao, buongiorno a tutti, alle ragazze e ragazze protocolli. Allora, ciao, io sono Alessandro Marco e vi provo anche questa di un altro metodo d'animazione. Dottor Jack, lei Mr. Light. Allora, penso che questo filmetto sembra ricorrere la trama del libro, sembra essere incentrato su di quello. È un film animato un po' simpatico, ma non tanto, ricalca la serietà dell'opera. E praticamente qual è la trama? Una badante racconta ai a cui deve dare la buonanotte la storia di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché lei lavorava il dottor Jekyll, e questo dottor Jekyll con i suoi amici fece una disse a questi che stava lavorando a questo modo per separare la parte malvagia dalla parte buona delle persone, ma lo individuava queste parti nel cervello. Il cervello era diviso in due, quindi parte buona e parte malvagia. Ciò non è tanto vero e va con di contro con le filosofie orientali, dove troviamo ad esempio lo yin e yang, la nostra anima che non è propriamente solo lucente, anzi è divisa in due parti: cattiva e parte buona. La parte cattiva è molto più sviluppata della parte buona, e quindi c'è questa contrapposizione. Questo cartone però è interessante, bellino, sì, allo stile di disegno sembra quello degli Aristogati e così, ma c'è da dire che io l'ho visto ieri sera sulla definizione e non era neanche così definito. Ma comunque vale la visione, soprattutto per quelli più giovani che o hanno già letto il libro e l'hanno fatto leggere a forza, oppure per quelli che non che dicono: "Ah, li detesto!" E così. Grazie per la visione.